L'Olimpia Tirus, cara Eltris, batte per 3-1 il Castiglione del Lago. È stata una bella partita, sicuramente l'Olimpia Tirus ha meritato la vittoria perché sia nel primo che nel secondo tempo è stata superiore agli avversari che sono stati in partita fino all'1-1. Poi l'espulsione di un giocatore nella ripresa ha compromesso la gara degli uomini di Morini. Con le riprese e il montaggio di Fabio Lomora andiamo a vedere le azioni salienti di questo match. Parte bene l'Olimpia Tirus con Poggi nei primi minuti, tiro deviato da un difensore Paravenè. Al 18° sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il Castiglione del Lago pericoloso con Julian Redondo che manda fuori. Al 24° arriva il gol dell'Olimpia Tirus, cross in mezzo di Fabbri per Paoletti che in mezza rovesciata anticipa tutti e fa 1-1. La mezz'ora azione personale di Fabbri para Venè. Al 33° gli ospiti pervengono al pareggio con Addurzo che controlla una palla vacante e dal limite lascia partire un rasoterra imparabile per 40. Nella ripresa al 3° cross di Cola per Paoletti che di testa manda alto. Al 17° ci prova Fabbri, tiro di poco fuori. Poi dall'altra parte Osac gli viene atterrato in aria, il Castiglione del Lago protesta ma per l'albero è tutto regolare. 20° doppio tentativo di Poggi che sfiora il gol. Rete del 2-1 che arriva un minuto dopo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Testa di Paoletti respinge Venè. Poi arriva Alex Federici che sempre di testa segna il 2-1. Al 33° Castiglione del Lago in 10 per l'espulsione di Iattarelli. Al 38° il Castiglione del Lago però va vicino al 2-2 con una grande azione sulla destra di Mennini per Bura che non riesce a centrare la porta. Poi a un minuto dopo la formazione di Morini protesta per un altro atterramento ai danni di Duzzo, ancora tutto regolare per l'arbitro. L'Olimpia dilaga e al 42° Agostini in contropiede con un pallonetto ci prova, para Venè. Poi al 44° Agostini si inventa un gran gol che vale il 3-1. Olimpia Tirus 3, Castiglione del Lago 1. Marco Sugoni, tecnico dell'Olimpia Tirus, dopo questo 3-1 al Castiglione del Lago, credo che il risultato sia ineccepibile, vittoria netta, e credo che sia stata anche una prestazione convincente da parte della tua squadra oggi. Vabbè, noi è dall'inizio che facciamo prestazioni buone, certo oggi abbiamo raccolto i 3 punti che secondo me abbiamo strameritato e per la prima volta raccogliamo quello che abbiamo seminato. La strada ancora è lunga, però io credo che abbiamo preso un ritmo giusto e sono convinto che possiamo fare bene. No, più di così, bene di sicuro. Olimpia Tirus che sia nel primo che nel secondo tempo, ripartenze ottime, credo che insomma, come dicevo all'inizio, il risultato sia il giusto. No, ma il risultato è ineccepibile. Abbiamo fatto forse 15 minuti dopo il gol che ci siamo un po' abbassati e abbiamo un po' abbassato il ritmo, lì abbiamo preso gol e ci servirà da lezione perché questa è una squadra che deve giocare, deve cercare la profondità, la verticalizzazione, quando si piace troppo diventa una squadra accessibile a tutti. Siamo con Massimo Giardiello, vice allenatore del Castiglione del Lago. Allora, un commento su questa sconfitta per 3-1. Il commento è che diciamo che la prestazione ai ragazzi non possiamo dire nulla sotto il profilo dell'impegno e di quello che gli abbiamo chiesto di fare in campo. Poi è stata più brava l'Olimpia Tirus in alcune situazioni e in alcune altre situazioni ce la siamo un po' complicata da soli. E questo purtroppo è il risultato, i ragazzi sono ovviamente non sono nelle migliori condizioni mentali, però dobbiamo andare avanti e basta, c'è solamente da lavorare e continuare nel nostro percorso perché da qui in avanti dobbiamo cominciare a fare punti sul serio.